Ma no, vai tu, vai tu, vai, vai pure a nuotare. No, guarda, oggi di nuotare proprio non ho voglia. Grazie, ma no. L'aperitivo sì, va bene, dai, ci vediamo all'aperitivo allora, ciao. No, fa caldo, io andrei anche a nuotare, ma il problema è il lato B. Ciao amici, oggi sono qui per darvi qualche consiglio selezionato per dimagrire nei glutei e avere un sedere perfetto. Dai Simona, per me è impossibile avere un sedere perfetto. Beh, allora prima mettiamoci d'accordo. Com'è secondo te un sedere perfetto? Come quello delle modelle, no? Piccolo, rotondo, perfetto, insomma. Non proprio. Anche se non sono piccoli, ognuno di questi sederoni appartiene a una sex symbol indiscussa. E se invece chiedo come sono gli occhi perfetti, cosa mi rispondete? Ma cosa c'entra? Non esistono occhi perfetti, ce ne sono di tanti tipi. Allora perché dovrebbe esistere il sedere perfetto uguale per tutti? Abbiamo tutti occhi diversi, blu, azzurri, marroni, verdi. Abbiamo capelli diversi, ricci, lisci, mossi, biondi, mori, bianchi. E allo stesso modo abbiamo forme del corpo diverse. Vuoi dire che il sedere alla brasiliana ce l'hanno solo le brasiliane? Certo, tra l'altro, diversi studi hanno scoperto che le donne brasiliane hanno livelli di testosterone più alti, per questo sono così toniche e scolpite. È una questione di genetica e secondo me questo dovrebbe renderci più contenti, amiche e amici. Ma come contenti? Certo, perché ora possiamo dedicarci a valorizzare le nostre forme. In natura ci sono diverse forme di sedere. Ecco le più comuni: quadrato, tondo, a cuore, ma non solo, anche grosso, a V o farfalla, piatto, cadente, con le pieghe e a mongolfiera. Forse qualcuno si può riconoscere in una di queste categorie. La mia è quella della disperazione. Ma dai, forza e coraggio. Intanto volevo dirvi che ho creato per voi una playlist dove ho raccolto tutti i video per aiutarvi a rimettervi in forma per l'estate. Trovate il link in descrizione, andate a vedere. E adesso ecco i miei esercizi light, leggeri, facilissimi per tonificare i glutei ogni giorno e i miei segreti a tavola per dimagrire il lato B. E alla fine vi svelerò l'errore più comune che vi impedisce di avere il sedere che sognate. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Bene, adesso siete pronti, amici? Ora facciamo insieme i miei esercizi tonificanti per avere un sedere tonico e bello sgonfio. Aspetta, io non sono in palestra adesso, ma non serve, questi tre esercizi si fanno da seduti. Io li faccio ogni giorno mentre rispondo ai vostri commenti e questo è uno dei miei segreti e da oggi anche il vostro, se volete. Dai, adesso facciamoli insieme. Siete pronti? Tutti seduti allora. Esercizio numero 1. Distendete e alzate la gamba destra e tenendola dritta disegnate dei cerchi per 15 o 20 secondi, poi gradualmente arriverete fino a 30. Prima una gamba e poi l'altra per 5 ripetizioni ognuna. Esercizio 2. Questo è facilissimo. Sempre da seduti, contraete i muscoli dei glutei alternando gluteo destro e sinistro e andate avanti per un minuto. Per stimolare maggiormente il muscolo, tenetelo in tensione anche 10 secondi prima di rilassarlo. È vero, è facilissimo e quasi non si nota. Posso farlo anche davanti al capo ufficio. Il
terzo esercizio si fa così. Sedetevi sul bordo della sedia con i piedi paralleli appoggiati a terra. Alzate il ginocchio fino a quando la punta del piede tocca il pavimento. Mi raccomando, usate il gluteo per fare il movimento, non spingete con il piede. E poi entrambe le ginocchia insieme, sempre per un minuto. Conosco molti altri modi per avere glutei perfetti in base alla propria costituzione e ho preparato un ebook completo dove ho selezionato per voi tanti esercizi facili ed efficaci come questi. E in più consigli furbissimi e ricette per far dimagrire il sedere. Trovate il link in descrizione qui sotto. Wow, ma questi esercizi già sono meravigliosi! Mi fa piacere! Adesso i miei belfi su Instagram saranno un successone. Non è possibile. Come dico sempre, per la salute e la bellezza naturale, la migliore alleata è la costanza. E con questi esercizi potrete tonificare il fondo schiena ogni giorno, senza fatica, anzi mentre fate l'attività più ingrassante che ci sia, stare seduti. Interessante, vero? Fate girare questo video, diventate anche voi portatori sani di salute e bellezza naturale. Condividete sui vostri social preferiti. Ora vi dico una cosa di me. Nei miei viaggi in India ho avuto la fortuna di provare i migliori trattamenti ayurvedici e sapete cosa ho scoperto? Che hanno dei massaggi rassoda glutei potentissimi. Ma che adesso dobbiamo andare tutti in India? No, anch'io quando tornavo poi iniziavo a mettere su grasso su fianchi e glutei, come vi ho raccontato in questo video. Così ho inventato la mia routine per avere glutei perfetti, senza faticare. I miei esercizi ve li ho spiegati, adesso vi spiego i miei trucchi a tavola. Ci sono cibi miracolosi che fanno dimagrire il sedere? Ovviamente no, ma ci sono tre buone abitudini per avere un regime alimentare sano e dimagrante. Tutti le conosciamo, ma chi le applica veramente? Io le seguo ogni giorno e posso dire che fanno la differenza. Eccole qua. 1. No ai dolci industriali e sì agli zuccheri naturali. Io ho detto basta ai dolci confezionati, gelati, snack di ogni tipo. Li ho sostituiti con frutta fresca o disidratata, senza zucchero. 2. Mangio più grassi, ma quelli buoni. I grassi che fanno bene si trovano anche nei semi, per esempio nel budino di chia che preparo alla sera e mangio il giorno dopo, come ho descritto in questo video. 3. Proteine magre. Io sono vegana e scelgo proteine vegetali in abbondanza, ma chi non lo è può scegliere comunque carni bianche e proteine magre al posto delle carni rosse. E meglio evitare anche i latticini. E se volete iniziare bene fin dal mattino, potete guardare questo mio video sulla super colazione proteica. Se volete seguire tutti i miei video e conoscere i migliori consigli per volervi bene naturalmente, iscrivetevi al mio canale, è facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche. Allora con questi consigli avrò finalmente un lato B perfetto alla Cameron Diaz. Avrai un lato B perfetto alla te, amici e soprattutto amiche. Ritroviamo il piacere di piacerci. Le nostre forme sono quelle che la natura ci ha donato e il segreto sta nel valorizzarle. Se desideriamo qualcosa di impossibile, saremo sempre scontenti e questo non aiuta da nessun punto di vista. Questo, nella mia esperienza, è l'errore più comune e più dannoso quando si parla di dimagrimento dei glutei. Ora iniziate ad amare le vostre forme, il vostro piccolo grande sedere e avrete più consapevolezza, fiducia in voi stessi e fascino. Vi ricordo che nell'info box trovate il link al mio ebook con i migliori consigli per dimagrire nei glutei e rassodare il lato B, con curiosità, esercizi, consigli su alimentazione e stile di vita. Simona, grazie, ora so cosa fare.
Bene, provate anche voi questi consigli e scrivetemi com'è andata nei commenti qui sotto. Sono curiosa e vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao! Così, a mongolfiera.